Bentornati amici del canale ed eccoci nuovamente nel mio bagno e quando sono nel bagno lo sapete, rasatura alle porte. Effettivamente sì, ci andiamo a sbarbare, c'è la finestra aperta perché sto a fa' una mezza zozzeria per casa, quindi devo fa' per forza passare aria. Sto verniciando un pezzo della macchina perché insomma non mi piaceva com'era e di conseguenza ci ho dovuto mettere mano. Quindi finestra aperta, passaggio costante d'aria, altrimenti la puzza della vernice proprio t'ammazza. Ma andiamo a vedere che cosa utilizzeremo oggi per rasarci, o meglio rasarmi, perché insomma non vedo nessun altro qui. Andiamo sul classico, ma classico nel vero senso della parola, perché utilizzeremo crema e dopobarba denim della linea Original e con queste temperature e questo tempo, secondo me, una mazzata calda come l'Original ci sta a pennello. Per rimanere in tema pennello, Omega 48 Champagne Edition, rasoio Q-Shave perché me la voglio godere, in abbinato con lametta Treat, spero di averle messe giuste. Sì, questa è la barba che sta ricresce piano piano. Da quando l'ho tolta con lo sciavette, andremo a rasarci nuovamente. Intanto mi bagno il viso, così cominciamo poi a insaponarci. Sciacquato, ho bagnato anche il pennello. È tanto che non utilizzo l'Omega 48, infatti ci ho fatto scorrere un bel po' d'acqua calda. Vi confesso, non l'ho tenuto in ammollo perché ho deciso di registrare così nel giro di 10 secondi. Perché tra una mano di vernice e l'altra ho detto vabbè, tempo che si asciuga, facciamo qualcosa di utile alla società. Bene. Ah, vero, questa è la denim col tappo rotto perché sono andato a tirar su e si commenta da sola. Andiamo a fare fuoriuscire, diciamo, la prima parte perché sicuramente si sarà un po' intostata. Una volta tolta la parte, diciamo, più superficiale, posso metterla all'interno del ciuffo. C'è pure un'altra di denim, però giustamente ho questa che è più vecchia, ne uso questa. Andiamo a massaggiarla all'interno del pennello. Quindi tutto il discorso della finestra aperta è perché se sentite frusci strani è perché è tutto spalancato. C'è anche molto vento tra l'altro oggi. Ok, sciacquiamo con la mano perché non mi va di far cadere il pennello perché ovviamente il sapone è scivoloso, non è che è normale. Procediamo ad insaponarci. Andiamo a bagnare leggermente le punte perché, come sapete, io lo strizzo sempre troppo il pennello. Il sapone nel naso è. Ce va, perché quando ti insaponi tutto, come fai a non mandarcelo? Capisco che non è anche la cosa più carina da vedere questa, però allora andiamo ad inserire la Treat all'interno del Q-Shave. Spero che le messe a fuoco siano corrette perché l'altra volta ho visto che insomma si è un po' incartato perché col fatto che dietro c'ho la parete che è un po' lontana, certe volte teneva sotto fuoco lei e certe volte sotto fuoco me. Spero che adesso sia a fuoco io. Poi mi è stata fatta la domanda sotto nei commenti del video, se non era addirittura quello dove facevo vedere come si mette la lama nello sciavette, sempre inerenti ai numeri sulla lama. Regà, i numeri sulla lama non servono a nulla, non è un riferimento, è
una cosa che utilizzano loro in fabbrica nel processo di produzione, non so bene per far cosa. Comunque a noi tecnicamente non sono utili. Quindi non vi fate pippe mentali, se vuol dire pippe come leva la monetizzazione. Andiamo a metterlo a 6 perché a me piace ignorante e direi che possiamo anche iniziare. Che poi la cosa bella è che io col telefono ho tre fotocamere e non so quale guardare, se questa, questa o quell'altra. Non credo lavorino tutte e tre insieme. Comunque, procediamo. Ovviamente barba corta viene spazzata via dal cuscinetto come se nulla fosse. Mi sta arrivando anche uno strano odore di bruciato. Ok, prima passata fatta. Come vedete rimane, va bene, la prima passata sempre l'ombra della barba, ma ci sta, insomma. Mi sciacquo, andiamo a rinsavonare e poi, come al solito, contro pelo. Bello pulito e con questo venticello che entra comunque anche la denim dà una sensazione di freschezza in viso. Ho lasciato qua sotto, ma vabbè, trascurabile. Rinsaponiamo. Sembra che la denim dia il meglio di sé quando la schiaffeggi. Solita procedura. Possiamo procedere al contropelo. Per il pelo l'avevo regolata a 6. Aereo che passa, non manca mai. Lo mettiamo a 4 e mezzo, così almeno siamo un attimino più tranquilli. Fate sempre attenzione a questa zona, specialmente
specie per chi come me ha il mento abbastanza arrotondato che non riesci mai a capire bene. Insomma, non me la riesco a spiegare bene questa cosa, è una cosa proprio una sensazione a pelle, insomma, perché voi salite, 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 ma a una certa sta quasi per partire lo sgarro, quindi fate molta attenzione, tirate sempre bene la pelle, perché qui è molto facile farsi male. Ovviamente andremo a rifinire per bene le basette e dopo il video darò una passata a macchinetta per uniformarle alla lunghezza dei miei capelli, perché ultimamente non sto più rasando alla metà perché è un po' il freddo, poi quando ti rasi magari devi mettere il cappelletto di lana o le cose, comunque non è molto piacevole, quindi cerco di fargli al minimo sindacale a macchinetta quei pochi che ce so e così almeno evito qualche fastidio, perché insomma. Ecco, probabilmente un limite del Q-Shave è proprio quando lo si va ad utilizzare in zona baffi, perché la testa è molto grande e non è comodissimo fare il contropelo qui. Anche perché la zona poi è molto delicata, tra l'altro. Poi metteteci pure che i peli qui sono molto duri, e penso che si senta. Ecco, però diciamo che ce la siamo portata a casa. Al volo, controllata alle basette, che tanto poi, ripeto, scorcerò a macchinetta, che a me un minimo di basetta comunque piace. Possibilmente che finisce a sfinà. E direi che ci siamo. Adesso mi vado subito a sciacquare con acqua fredda, che non sarà molto piacevole, e poi ci andiamo a schiaffare il nostro bel denim original. Risciacquato, ho notato qualche piccolo punto rosso nella zona appunto dove stavo, appunto, stavo insistendo un pochino, però. Questa zona, come ben sapete, io diciamo, non è che mi sto giustificando, voglio dire, si può sempre fare di meglio, però comunque è una zona che io raso quasi mai, perché lascio spesso il pizzetto, e quindi ci devo un attimino prendere anche confidenza, perché i peli sono più duri, la pelle è un po' più delicata, e poi voi che rasate quotidianamente tutto il viso lo sapete meglio di me, perché avete più esperienza in merito su queste parti. Bene. Denim Original, diamogli una bella shakerata, perché è molto che sta fermo a riposo nell'armadietto. Ah. È proprio vero, una rasatura senza alcolico è una rasatura a metà. Tanti non possono usarlo per questioni di pelle e ci sta, però tipo me, che la pelle raramente vedrà problemi,
Secondo me è uno spreco non usarlo. Andiamo a metterne un altro po'. E infatti si fa sentire parecchio in zona baffi. Però mi posso ritenere più che soddisfatto. Fragranza che tanto mi accompagnerà fino a sera perché l'originale, come sapete, è molto persistente. La crema si comporta molto bene in fase di montaggio, abbiamo fatto un face lathering, o se vogliamo fare gli italiani belli e tranquilli, un bel montaggio in viso, senza ausilio di ciotola appunto, ed è comunque venuta una crema non molto spumosa, ricca d'aria, perché vabbè, insomma, lì poi quando si monta in ciotola entrano in gioco meccanismi differenti, però comunque che ci ha permesso di ottenere un buon risultato, buono, anzi direi più che buono. La lama in abbinata al Q-shape ha tagliato, giusto ecco in questa zona a baffi dove i peli, ripeto, sono un pochino più duri. Ho incontrato qualche difficoltà, probabilmente con un'altra lama più affilata il risultato sarebbe stato differente. Che dirvi? L'Omega 48 è inutile che ve lo commento, lo sapete come lavora, ma tanto penso che chiunque di voi ne ha uno in casa. Quindi ragazzi, questa è stata la rasatura. Piccola parentesi per chi arriva a fine video e lo ringrazio. Ho visto che avete apprezzato moltissimo il video, sia quello della rasatura integrale dopo oltre un mese di barba, ma vedo che apprezzate comunque anche i video differenti, quelli in cui mi cimento in cose che non c'entrano nulla con la rasatura. Sono molto contento di ciò perché, come sapete, io quando faccio una cosa cerco di metterci tutto me stesso e mi ci applico il più possibile e comunque i risultati si vedono. Quindi io vi ringrazio di cuore a tutti, dal primo all'ultimo, anche a quei simpaticoni che a volte fanno dei commenti stupidi sotto, ma che tanto voglio dire, lasciano il tempo che trovano. E spero che questo video comunque vi sia piaciuto. Pollice in su, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di queste rasature integrali, che rimango bello liscio liscio tipo bambino. Auguro un buon fine settimana a tutti voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!